Ciao a tutti ragazzi, allora ecco una demo per farvi vedere come suonano queste chitarre. Allora, intanto vi voglio far vedere che cosa sto usando per far suonare la chitarra. Un eco, un digiverb, un riverbero della Digitech abbastanza scrausetto, niente di che, un overdrive e un po' di compressore. Su questo PV Bandit, un microfono, è un bel HG, insomma, un OC451. E poi va tutto su una scheda audio, una Focusrite di queste qua a 4 canali, non so se si vede, no, forse non si vede. Ok, quindi adesso le chitarre io ve le farò sentire ovviamente dal microfono, dai pre della Focusrite, non aggiungo niente di che, se non forse un po' di saturatore per tirare sul volume. Allora, le impostazioni dell'amplificatore non le toccherò per tutto il tempo. Vi faccio sentire intanto la Schecter, questa qua è una Custom Shop Serie S, è praticamente una chitarra del valore di circa 2000 euro. Grigio un po' il pomello, ma insomma. Un bel cannone, c'è un sacco di volume. Così ho il pick up questo qua al manico, sentiamo. Abbiamo ottenuto. Anche una regolazione qua sul pomello del tono che, se tiro su, diventa ancora più. Più vintage il suono, diciamo. Ok, è una chitarra da paura, però voglio appunto fare questo test per farvi sentire anche le altre, perché non sono da meno, seppur costano molto molto meno. Allora, questa è una LED Star, è una chitarra made in JDA, quindi è tedesca, è una Stratocaster, un'imitazione di una Stratocaster, che se la vado a paragonare alla Schecter praticamente. Ha lo stesso volume, questo qua adesso è il pick up poi al ponte, insomma. È un cannone anche questa chitarra, è una chitarra che potrà valere intorno ai 200-250 euro, una cosa del genere, insomma. Non ha regolazioni di nessun tipo, anzi purtroppo ho perso questo pomellino, ma insomma si sostituisce facile. Spettacolare secondo me. Comunque, andiamo avanti, vi faccio vedere anche l'altra. Allora, questa chitarra, se andiamo ad analizzare subito, anche qua il volume, diciamo, c'è, non è proprio come la LED Star, ovviamente a livello di volume non è come la Schecter, però anche qui, e a livello di manico vi posso assicurare che in realtà questa qua è una chitarra davvero molto confortevole, ma devo dire che tutte e tre sono chitarre molto confortevoli. Ha un po' più di anni, insomma, perché è una chitarra, questa è la mia prima chitarra, quindi ci sono molto affezionato in realtà, e però suona benissimo anche questa, per me. Thank you.
BZ perché volevo tirar fuori. Sonorità. La miscelazione tra il primo, la prima selezione e la seconda comunque non è male. E questa è una cosa che succede sempre su tutte le strade, perché tu quando vai a cambiare poi i pick-up, la miscelazione con gli altri subisce un po' di danni, è ovvio, fa un po'. Non ci sono molti gracchiamenti. Anche questa qua è un'ottima chitarra a mio avviso. Ho appena risistemato anche dietro le molle, sono nuove, corde nuove, settaggio nuovo. Che dire di più?